Ha preso il via con un evento che unisce note e colori, la personale del pittore Umberto Falchini, I Sedianti, in programma fino alla fine di ottobre alla casermetta Santa Croce sulle mura urbane. In occasione del vernissage, la visita è stata accompagnata dall'esecuzione di musica dal vivo, tradotta in diretta dall'artista, in immagini pittoriche. L'evento, che rientra nelle iniziative della sesta edizione di Music Art del Laboratorio Brunier, raccoglie decine di opere del pittore livornese che dal 1975 ha dedicato il proprio lavoro di ricerca ed espressione alla tematica figurativa che dà il titolo alla mostra. I Sedianti che sono? Sono personaggi sorretti da un gigante che rappresenta la Terra e sorregge una proiezione umana in tutte le situazioni dell'umanità, positive e negative, culturali, letterarie, di fantasia, di umanità varia, ma sempre perché? Perché noi non ci rendiamo conto che qualcuno ci porta sempre in qualche luogo. Spesso non sappiamo nemmeno come è fatto e come si chiama. Il gigante invece è la Terra che rappresenta tutto questo rapporto. Un uomo gigante atlante del mondo, ma diversamente diverso da quello classico che è. Sempre nell'ambito della mostra, il 19 ottobre alle 18 si terrà la performance artistica musicale Rhapsody in Music and Painting, che vedrà protagonista al fianco di Falchini il contrabbassista e compositore livornese Giulio Boschi, che con la propria esecuzione guiderà la pittura estemporanea dell'artista chiamato a tradurre su tela le note del musicista.